Sul Topolino numero 3542 viene pubblicata nell'ormai usuale formato per questa serie, ovvero quello del flipbook, l'ultima storia della serie Once Upon a Mouse in the Future, serie che è stata ideata da Francesco Artibani e nel corso della quale sono stati reinterpretati 8 classici dell'animazione disneyana in un'ottica futuristica, cioè ambientandoli a 100 anni nel futuro da oggi. L'ultima storia, Lucidatori Probetti, su soggetto di Francesco Artibani, vede alla sceneggiatura ancora una volta Carlo Pavaro, mentre ai disegni Paolo De Lorenzi. La reinterpretazione in questo caso è quella di un classico Clock Cleaners, di cui abbiamo parlato insieme ad Andrea Bramini in un video dedicato ai corti animati con protagonisti Topolino, Paperino e Pippo. Vi invito ovviamente a recuperarlo, visto che però quel video è stato particolarmente lungo, ho pensato bene di riproporvelo in questa sede, ovviamente semplicemente le parti in cui abbiamo parlato dei pulitori di orologi. Prima di lasciarvi però allo spezzone dedicato a Clock Cleaners, due parole sulla storia di Artibani, Panaro e De Lorenzi. Alcune delle gag presenti nel corto animato sono poi state riproposte da Panaro all'interno della storia nella prima parte, mentre nella seconda abbiamo uno sviluppo della trama che in qualche modo ricorda Zio Paperone, la meraviglia della tecnica di Karl Barks. Infatti in questo caso l'orologio viene sostituito da un robottone, un mecha, che deve essere lucidato da Topolino, Paperino e Pippo, tre migliori lucidatori di Topolinia, la Topolinia del futuro, ovviamente. Questo mecha è il primo mecha in assoluto, quello che ha permesso la rivoluzione dei robottoni, rivoluzione tecnologica dei robottoni, almeno secondo quanto ci spiega la storia, che ovviamente è molto più divertente di quanto non ve l'ho potuta raccontare io. Forse avrebbe meritato il soggetto di base uno sviluppo su un numero di pagine superiore, perché decisamente è un soggetto molto interessante. Però alla fine va bene così, il suo compito, cioè quello di omaggiare il cortometraggio di ispirazione, lo ha raggiunto. Devo dire che ancora una volta il disegnatore scelto ha reinterpretato il suo stesso stile in maniera tale da essere un po' più animato, più aderente agli stili di animazione oggi in voga. Possono piacere oppure no. Vabbè, in questo caso le scelte di De Lorenzi non le ho trovate molto gradevoli, ma è ovviamente un puro gusto personale, visto che invece dal punto di vista squisitamente tecnico direi che invece il lavoro è stato ottimo ed egregio come al solito. Arrivati a questo punto non mi resta che lasciarvi agli spezzoni di Clock Cleaners tratti dal video che vi lascio in descrizione, se ovviamente avrete voglia di vedervelo o rivedervelo di nuovo tutto quanto. Stavo pensando in realtà ai pulitori di orologi Clock Cleaners, perché lì in quel caso gli animatori sono stati in grado di sfruttare in maniera perfetta proprio la fisicità di Pippo. A un certo punto infatti inizia a fare una serie di vari movimenti sopra ai fili, corde, cioè in aria, che tu dici sono assolutamente divertenti, ma sono anche tese, cioè veramente gli animatori sono riusciti a fare una sintesi tra la comicità e la tensione in stile Mission Impossible quasi. Assolutamente, anche perché giocando con il concetto di altezza, dal momento che in questo cortometraggio i tre stanno pulendo l'orologio di una torre molto molto alta, si può giocare molto sul concetto appunto di vertigini e del pericolo di caduta. Quindi nel momento in cui Pippo prende un colpo in testa e quindi inizia ad avere una sorta di episodio di labirintite che gli fa un po' perdere il senso della coordinazione, e quindi questo lo porta, come diceva Gianluigi, a vagare per il parapetto della torre dell'orologio. Questo dà vita a delle scene molto divertenti, perché poi abbiamo Topolino che cerca in tutti i modi di salvare il suo amico dalle rovinose cadute e lo fa lanciandogli scale, corde e quant'altro per cercare di salvarlo. Però al contempo il senso di altezza che comunque viene dato anche dalle inquadrature ci
fa stare con il fiato sospeso per le sorti del personaggio. In questi cortometraggi, inoltre, la figura invece di Paperino è quella del personaggio più biglioso, più riottoso, che reagisce a tutto quello che gli capita nella maniera più rovinosa possibile, perché ovviamente il Paperino dei cortometraggi di fine anni 30 è quello più sanguigno, è quello in cui gli animatori ci mettevano tutta la sua rabbia, le sue perdere le staffe di fronte a qualunque tipo di imprevisti, e questo ovviamente genera il meccanismo della risata. Arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, anche perché è in preparazione un altro nuovo video dedicato a Disney 100, questa volta dedicato a uno dei più grandi creatori di storie disneyane del XX secolo. Per cui, saluti tutti!